riuscire a... Consagra Marsala per tante ragioni. Innanzitutto consagra un artista mazzarese, quindi un artista siciliano, nasce a Mazzara nel 1920, di fatto questa mostra inaugura le celebrazioni per il centenario della nascita dell'artista. E poi perché consagra ha avuto con la Sicilia un rapporto altalenante ma costante. Ha dedicato per esempio a Gibellina la sua produzione più importante dal punto di vista dell'architettura, tutti conoscono la celebre bellissima Stella del Belice che accoglie i visitatori per l'appunto nella Gibellina ricostruita dopo il sisma. Per Gibellina ha ripensato anche il grande meeting e il teatro non realizzato. Per Mazzara ha progettato una bellissima facciata per il Palazzo Comunale, poi non più realizzata. Consagra è stato soprattutto negli anni 60 in avanti un elemento cardine, un filo di attraversamento con cui rileggere gran parte della sua opera precedente e naturalmente poi di quella futura.